Da Piazza del Gesù parte via Benedetto Croce. È una delle tante strade che compongono Spacca Napoli, chiamata così perché vista dall'alto appare come una fenditura nella città. Culture millenarie si sono alternate nel tempo, lasciando un'indelebile traccia. E tra bombardamenti e ricostruzioni, oggi la via si presenta ricca di vita, luoghi storici e botteghe dedicati ai turisti. È tutto molto colorato, dagli artisti di strada ai negozi di souvenir. Immancabili i prodotti più tipici della nostra tradizione culinaria, come pizze, babà, sfogliatelle e limoncello. Imboccando la strada si apre di lato il complesso di Santa Chiara. È la chiesa reale per la presenza dei sepolcri di Roberto d'Angiò e dei Borbone. La struttura, del 1300, è in stile gotico. Riadattata nel 600 al barocco, un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale l'ha quasi distrutta. Con la ricostruzione è tornata alle forme originali. Proseguendo lungo la strada si incontrano bellissimi palazzi, abitati un tempo dalle famiglie nobili partenopee. Al numero 12 di via Benedetto Croce si trova il Palazzo Filomarino della Rocca. Attuale sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, è stata la residenza, fino alla sua morte, del filosofo napoletano Benedetto Croce. Della fine del XVI secolo è il Palazzo Carafa della Spina, al numero civico 45, costruito su disegno dell'architetto Domenico Fontana. All'esterno, due mostri marini con la bocca spalancata, ricavati da resti di colonne romane, servivano da spegnitorce all'arrivo delle carrozze.